Buonasera amici telespettatori, stanotte qui a Nebra della Medici Marzullo, una puntata davvero appassionante, intervisteremo qui Gianfranco Marziano, noto studioso di termonuclearità denuclearizzata applicata alla geofisica unitaria, che ci parlerà un poco della sua teoria sull'origine dell'universo. Ho sbagliato piano. Avanti, signor Gianfranco, ci parli un po' della sua teoria È sull'origine facile, allora avete dell'universo. presente per esempio un acquario, no? Come è fatto? Un acquario è uno scatolo parallelepipedo. Io ci ho guardato un do. Fanculo. Vabbè, diciamo che ci sono. Allora prendiamo il prisma, no? Il prisma, sì. Prisma 1009 turbo diesel. Matrio, fatto di terra. Vabbè, comunque diciamo una scatola del genere, ma ora vedete un acquario, mettiamo una telecamera davanti e una telecamera dietro, prendendo lo stesso pesce. Collegando queste due videocamere a due schermi Noi differenti, teniamo uno schermo metafisico. noi vedremo da uno schermo la parte dietro del pesce e dallo schermo la parte davanti del pesce. Se si muove la parte davanti, si muove pure la parte dietro. A noi sembrano due pesci diversi, ma in realtà quello è lo stesso pesce. Allora, così studiosi hanno scoperto che una particella qui sulla Terra è praticamente collegata al movimento di particelle che sono molto più distanti da queste sulla Terra. Quindi ogni movimento è collegato. Quindi praticamente l'universo non è che altro un ologramma di seme, di semola. Signor Gianfranco, soffre di gravi sbalzi di umore, il nostro scienziato. Ma fare il culo, Madonna. Allora, signor Gianfranco, adesso passerei quindi alla prossima domanda. Comunque è vero, sta teoria. Passerei alla prossima domanda. La sua, cioè la teoria no, della denuclearizzazione metafisica applicata all'astroboscopia molecolare, secondo lei è corretta? La teoria della submolecolarità molecolare applicata alla geofisica termonucleare, secondo lei è corretta, non la teoria dello studioso Jamor Gabozner? Parecchi dicono e affermano con insistenza e contrabbattono cercando di insinuare nel discorso già inserito nel contesto eventualmente circondato e non perimetrico a ciò che Patente vuole istruire e vuole diciamo fare propaganda e annunciare, cioè, la società, quindi comunque immettere in un certo canale che porti verso una direzione univoca e inevocabile un certo, qual modo posso dire, settore del campo fisico non è atto a certi ragionamenti peculiari in questo caso e anche generici del sistema S, che non prendiamo in considerazione questo, ma andiamo oltre cercando di scavare in fondo e trovare quello che praticamente noi abbiamo perso nell'anno, comunque trascinandoci dietro questi residui di un sentimento, cioè più che altro un pensiero che da parecchi anni addietro si portava avanti, cercando sempre di rimanere in questo punto, ma uscire un po' fuori dall'ottica che riguarda la fisica in generale e cercare di avere ampi spazi più grandi, cioè più un'ampia veduta di ciò che praticamente noi non vogliamo considerare un solo punto. Vedete lo sbalzo di umore di questo genere. Cazzo, mi si va a dormire perché ha smesso di parlare sto struttura. Quindi passerei all'ultima domanda della nostra trasmissione stasera, che è perché la geodetica universale di Morker-Weisner non coincide con la teoria della geodetica universale di Mortimer Grüber. Bisogna dire che tempi addietro diciamo, c'era un pensiero per il quale nessuno poteva affermare che il resto non valeva se non aveva almeno delle prove sicure che lui fosse vivo in quel momento e non fosse addietro passato o addirittura non calcolato nell'albo dei scienziati fisici. Ma ciò che praticamente riguarda
Ah, c'era un cosmo, c'era il campo dei, del, di questo tipo. Oh, noi possiamo affermare semplicemente che tutto ciò che riguarda la fisica il, di Strakhayser e la fisica di Espunger non viene a significare. Che c'è? Ah? Che è successo? C'è per accendere la collega. Eh? Dai, finisco di parlare. Ultimo sbalzo di amore della sua vita.